continua. E poi qui specie con me, impostazione radio, non lo diciamo più dottore, Salvatore Massimo Fazio, detto più Massimo. Sì, per gli amici Massimo. Ciao Roberta e ciao a tutti gli amici e anche quelli che mi stavano guardando in diretta, mi cascavo telefono. Ciao. Siamo in diretta anche sui social. Certo, vuoi essere inquadrata? Ma o se si vuoi, può... magari salutiamo. Certo, come no? La leggendaria. Buon pomeriggio a tutti. Ciao, va bene. Salutiamo tutti i tuoi follower, salutiamo anche i nostri. Tutti, uno solo ne abbiamo. Allora. Soprattutto il benvenuto, è la prima Grazie volta che ci vediamo in un ambiente radiofonico, sì, noi tutti ti conosciamo per averci regalato delle grandi perle, secondo me, di letteratura, finora hai fatto sempre tanti saggi, sì, finalmente sì. È arrivato il momento di fare quel salto, che poi adesso mi dirai se ti è convenuto effettivamente fare oppure no, del romanzo, ed è così che esce, già dall'inizio del mese c'è stato il lancio anche su Sky, dappertutto, del tuo romanzo che si intitola Il tornello dei dileggi di Arcadia Eclipse. Perfetto, sì, allora sono stati 4 i saggi precedenti dove mi sono barcamenato e dimenato in certe tesi di filosofia, fino a quando poi passa, e ovviamente... polemiche, lo sappiamo bene, querele, denunce, insomma, infatti dove ci sono. Ma parte un po' del gioco, ma è anche bello, cioè l'importante è che se ne parli, se riesci a creare anche questo, vuol dire che colpisci. Una meraviglia. Pensa quanti scrittori anonimi, magari scrivono un libro e non se ne fila poi nessuno di pezza perché non smuovono delle emozioni. Beh, sei affettuosa, no, sono vero, stato verità, anonimo tanto tempo, poi la notorietà è arrivata con insonnia, poi con regressione suicida sono esploso e lì ho pensato di spolverare delle tracce che avevo per la narrativa, per un romanzo. Mi sono messo alla ricerca di un agente letterario, un'agenzia, ne ho trovati diversi, però facevano delle proposte subito così immediate, senza guardare, vedere o altro, fino a quando ho trovato Strade Scritte, che ha lanciato tantissimi autori con degne case editrici, sono tutte degne perché lavorano professionalmente, e dopo che mi ha ingaggiato in squadra, dopo 3 anni e mezzo mi ha detto siamo pronti per pubblicarti, ho capito i tempi dell'attesa e com'è che l'ho compreso, grazie a bottiglioni di Talofen e di Xanax, perché l'ansia saliva. L'ansia 2000 proprio, ma è come stata questa attesa, a parte viverla in maniera ansiosa? È un'attesa che ti ha nel frattempo portato a creare altre cose? Sì, frattanto sono uscito anche in 2 antologie con Edizioni della Sera, Catanesi per sempre, che è raro, rarissimo, che venga portato in auge in una collana per sempre, un non capoluogo di regione, Catania, Catanesi per sempre e Siciliani per sempre, che sono stati curati rispettivamente, non ricordo i nomi. Però sono stato lì frattanto e poi tanta attività culturale dove mi hanno contattato per organizzare e tanto lavoro, la mia professione primaria ovviamente, che è quella che mi permette di mangiare. Ovviamente, lui fa 200 miliardi di cose, sì. Ragazzi, è una roba, è scrittore, filosofo, è giornalista, sì. Agitatore culturale, pittore, tra un po' diventa anche agitatore della galleria del Parco Commerciale Le Zagare. L'ho fatto prima, poc'anzi, mentre che mi hai nominato. Che danno hai fatto mentre eri fuori dal nostro acquario umano, eh? Niente, ridevo come un cretino che ha visto la Madonna, diceva il buon Carmelo Pene. Ma dai! Sei stato, diciamo, presentato al grande pubblico, sì, con insonnie filosofiche, poetiche, aforistiche, secondo te? Secondo me afrodisiaca, che pensa un po', tipo la mente della classe 74 è tremenda. Tu sei 74? Sono 74. Ma guarda un po', come me. Io sono però acquario, sai? Anch'io, guarda un po'. Ma guarda un po'. Noi acquario insieme una potenza devastante proprio. Ma prima di arrivare a insonnie, tu, sì, quando è che hai capito che la strada della scrittura era proprio una... Dire la tua strada è troppo poco, perché ho detto prima che fai 200 miliardi di cose, però quando hai capito che poteva nascere un amore tra te e la scrittura? L'ho concepito che avevo 15 anni e scrissi quello che poi divenne un aforisma, dove vi è la negazione della felicità attraverso la musica. Se ascolto un brano è la colonna sonora di quell'immediato, del qui ed ora. Quel brano, anche se lo riascolto per rivivere un momento di gioia come l'avevo vissuto primariamente,
non si ripete perché non è mai quell'atto assoluto. È vero, è vero. Se invece qualcosa di disgraziato è accaduto, sempre ascoltando un brano, se lo risento, mi farà stare male. Dunque, la negazione lì della musica, del concetto di musica, è del concetto di ricordo come rammemorazione, che riporterò per la mia prima laurea di estetica nel 2001. Partirò ecco, da lì. Vedi. Da lì ho cominciato a scrivere, insomma, mi sono piaciuti alcuni elementi che scrivo, li mettevo da parte. Per me era impensabile a 15 anni che si poteva pubblicare, fare altro. Poi ho conosciuto Giovanni Sollima, poeta e psichiatra, sì. E mi ha detto, ma certo che si può pubblicare. Abbiamo scritto una sceneggiatura a quattro mani, si intitola L'albero di Farafio della sofferenza, che fu pubblicato per la nostra QECM, che tutti chiamano erroneamente QECM, a Catania. Poi partecipai a un concorso con un racconto dal taglio saggistico, 60 pagine, che ha la prefazione del buon Guglielmo Ferro che mi ha sempre accompagnato. Ma quante cose che si... E nel 2011 propongo un po' tutta sta raccolta da quando avevo 15 anni ed esco con Insonnie ed è un bellissimo successo non indifferente. Come? Assolutamente. Per poi, scusami. Per poi approdare nel 2016 con un contratto, con una proposta editoriale fatta da Bonfirraro, che per la saggistica è potentissima in Sicilia, ma da 4 anni circa fanno anche narrativa, con il saggio Regressione suicida dell'abbandono disperato di Milcio Ranno e Manlio Sgalambro. Mamma mia, quante cose, proprio un uomo di cultura. Impostazione, vi rendete conto? Cioè lui ride sotto i baffi, ma io dico la verità, e lui invece la interpreta in un'altra maniera. Tra pochissimo vi faccio raccontare dallo scrittore in persona la storia del Il tornello dei Dileggi, quindi vi aspetto tra pochissimo.